Insta360 ha appena presentato la Ace Pro 2, un action cam in grado di registrare video in 8K a 30 fps. Prima di tutto però vi volevo far vedere delle novità estetiche. Infatti adesso possiamo smontare la lente copri obiettivo, quindi nel momento in cui dovessimo danneggiarla la possiamo sostituire tranquillamente. Qui sotto poi notiamo questa spugnetta antivento che comunque è removibile e possiamo inserire anche questo aggancio. Naturalmente però utilizzare questa spugnetta ci aiuterà nel momento in cui c'è molto vento. Per quanto riguarda il display, è ribaltabile e rispetto alla Ace Pro, la versione precedente, è più definito. Questo display ovviamente è comodissimo sia per fare i vlog ma anche per fare delle normali riprese, perché appunto possiamo angolarlo come meglio crediamo, ma nessuno ci vieta anche di utilizzarlo così come se fosse una normale action cam. Adesso state sentendo l'audio della Insta360 Ace Pro 2. In questo momento c'è il rumore del mare, c'è un po' di vento e vi devo dire che grazie alla spugnetta antivento e ai nuovi algoritmi che gestiscono al meglio l'audio, il tutto è stato migliorato sensibilmente. Inoltre il campo visivo adesso arriva a 157 gradi e anche la stabilizzazione rende molto bene. Infatti questa è un action cam, direi di fare una corsa qui per testare sia l'audio in movimento, che ci sarà inevitabilmente più vento, che appunto la stabilizzazione. Ah, vi volevo anche dire, ragazzi, devo dire troppe cose in questa recensione, che la distanza di messa a fuoco è stata ottimizzata. Infatti sul precedente modello, data la dimensione del sensore che è sempre gigantesco, ovvero 1:1.3, inevitabilmente avremo una sfocatura maggiore, ma adesso potremo fare dei video a distanza più ravvicinata, magari non così, però ecco, non avremo più quel tipo di difficoltà che avevamo visto sulla Ace Pro. Sulla Ace Pro 2 troviamo un nuovo sensore da 50 megapixel con dimensioni di 1:1.3. Le lenti sono realizzate in collaborazione con Leica e potremo registrare video in 8K fino a 30 fps. Inoltre la potenza di elaborazione è raddoppiata rispetto al modello precedente. Infatti oltre al chip IA da 5 nanometri ne troviamo un altro che si dedica all'elaborazione dell'immagine. Grazie poi alla nuova lente da 157 gradi potremo realizzare riprese in prima persona riuscendo ad inquadrare tutto. Ma anche questa volta troviamo la possibilità di abilitare lo zoom 2x, che sfruttando i 50 megapixel riuscirà a fare un crop con una perdita di qualità minima. Quindi dalla stessa distanza possiamo ottenere due inquadrature totalmente differenti. Dal punto di vista del colore troviamo, oltre ai profili standard, anche i profili Leica che ci danno un look più particolare. Ma in alcune modalità è stato anche aggiunto il nuovo profilo log di Insta360, che potremo poi convertire in Rec 709 con la LUT ufficiale e poi fare ulteriori modifiche. Non manca l'Active HDR, che ottimizza la gamma dinamica e ci permette di registrare anche in condizioni di luce sfavorevoli. Naturalmente possiamo fare gli slow motion in 4K fino a 120 fps o in 1080p fino a 240 fps. Il display ribaltabile è comodissimo, infatti ci dà piena libertà di utilizzo. Naturalmente poi per i vlog è fondamentale, e comunque se ve lo state chiedendo è molto resistente ed in situazioni action lo potremo chiudere per rendere la Ace Pro 2 più compatta. Parlando sempre di resistenza, adesso è impermeabile fino a 12 metri di profondità e quindi potremo realizzare dei video sott'acqua senza la necessità di dover usare un case subacqueo, che comunque è disponibile se volete fare immersioni ancora più profonde. La stabilizzazione è affidata al sistema Flow State e potremo ottenere sempre delle riprese super stabili. Inoltre possiamo abilitare la stabilizzazione a 360 gradi, che ci permette di tenere l'orizzonte bloccato anche quando ruotiamo la videocamera. Parlando di funzioni extra, non manca la possibilità di avviare un video con il palmo della mano. Con lo stesso gesto potremo interromperlo, mentre con il segno della vittoria potremo scattare una foto. Ci sono
sono poi tantissime modalità, come il timelapse, hyperlapse, ma la novità è la modalità dashcam, che ci permette di usare la Ace Pro 2 proprio come una videocamera per la nostra auto. Ad esempio, potremmo inserire anche la data e l'orario in sovraimpressione. Come il modello precedente, poi potremmo mettere in pausa un video e riprendere la registrazione in un secondo momento, oppure possiamo anche tagliare direttamente nella galleria le nostre riprese per evitare di farlo in post produzione. E se abilitiamo l'AI, avremo i momenti salienti automaticamente segnalati dalla videocamera. Ovviamente non manca la possibilità di abilitare l'anteprima sullo smartphone anche in fase di registrazione, e da qui possiamo cambiare tutti i parametri di ripresa e poi possiamo modificare i nostri video. Quest'app è veramente completa e ci sono tantissime funzioni, tra cui diversi template preimpostati che ci permettono di ottenere degli effetti unici. Ma ora passiamo alle riprese in condizioni di scarsa luminosità. Con la Ace Pro 2 infatti riusciremo a registrare anche in queste condizioni. Naturalmente non avremo una qualità di una mirrorless, ma i risultati sono incredibili considerato che è un action cam. Infatti non basta solo il sensore da 1 su 1.3 perché la luce comunque sarebbe insufficiente. In genere quindi le videocamere tendono ad abbassare il tempo di scatto per far entrare più luce, ma ne consegue una pessima stabilizzazione elettronica. Ma come potete vedere, la Ace Pro 2 riesce a stabilizzare correttamente anche in queste situazioni, perché utilizza un tempo di scatto maggiore ed aumenta il valore ISO, ma grazie al chip AI integrato analizza ogni singolo frame e lo ricostruisce riducendo il rumore ed ottimizzando l'immagine. Quindi avremo la libertà di utilizzare la nostra action cam anche dopo il tramonto. Questa modalità si chiama Pure Video Plus ed è stata ottimizzata rispetto al modello precedente ed è disponibile fino a 30 fps in 4K, mentre la modalità Pure Video Standard è disponibile fino a 60 fps in 4K. Adesso vi volevo parlare della batteria, del contenuto della confezione, della compatibilità degli accessori. Allora, appunto, questa qui è la Ace Pro 2 e qui vediamo che abbiamo la cover antivento. In confezione è inclusa sia questa che è il classico che è la classica protezione per il microfono, e appunto si agganciano e si sganciano molto semplicemente. Questa è la confezione appunto della Ace Pro 2. Come dice qui, io ho la versione dual battery, quindi ho il bundle con due batterie. Quindi queste qui sono le batterie della Ace Pro 2 e sono identiche dal punto di vista delle dimensioni a quelle della Ace Pro 1, chiamiamola così. Quindi significa che potremo utilizzare le batterie della Ace Pro 1 anche sulla Ace Pro 2. Attenzione però, queste batterie sono da 1650 mAh, mentre queste nuove della Ace Pro 2 sono da 1800 mAh, quindi significa che sono effettivamente più potenti. Quindi rimetto la batteria qui nella Ace Pro 1, inserisco la batteria nella Ace Pro 2 e vi volevo far vedere come sono riuscito a ottenere 2 ore e 17 minuti circa, esatto, proprio con questa batteria che era rimasta al 4%. E appunto qui, come potete vedere, sono riuscito a ottenere 2 ore e 17 minuti di video utilizzando la modalità resistenza, che appunto disabilita una serie di funzioni, ma comunque la possiamo utilizzare in 4K a 30 fps. Quindi, infatti, vi faccio vedere, l'abilitiamo e il massimo appunto è 4K a 30 fps, quindi per ottimizzare la batteria senza ridurre troppo la qualità video, perché comunque possiamo utilizzare 4K, possiamo abilitare questa modalità. Quindi sicuramente a questo punto di vista è un'ottima cosa. Poi, per quanto riguarda gli altri accessori inclusi in confezione, abbiamo il supporto magnetico, lo stesso che avevamo visto sulla Ace Pro, quindi il sistema di aggancio e sgancio è rimasto invariato, quindi l'agganciamo così e la sganciamo in questo modo. Anche lui ovviamente, come dicevo, in confezione. Poi troviamo il cavetto USB Type-C e poi ci sono gli adesivi
e dei manuali, quindi questo per quello che riguarda la confezione. Poi gli altri accessori bene o male rimangono tutti compatibili, infatti abbiamo il multi mount che è il mio preferito, che è questo qui che ho utilizzato sempre con la Ace Pro 1 e ora anche con la Ace Pro 2. Poi questo supporto, il quick release mount, ovviamente rimane compatibile perché, ripeto, l'aggancio è uguale. Quello che potrebbe cambiare magari sono delle cover, delle cose un po' più specifiche, perché qui, come vediamo, la Ace Pro 2 ha questa sporgenza in più, perché poi come dimensioni sono veramente veramente simili, viste così magari non riusciamo a distinguere qual è la Ace Pro 1 e qual è la Ace Pro 2. Però dal punto di vista del display, la Ace Pro 2 ha veramente una definizione più alta, si vede oggettivamente meglio, e poi come vi ho detto a inizio video possiamo smontare la lente copri obiettivo, quindi se la danneggiamo la possiamo comunque sostituire senza troppe difficoltà. Ah, poi ho messo lui qui perché veramente, ragazzi, questo accessorio mi fa troppa simpatia, è una custodia per trasportare l'Ace Pro e magari una batteria o comunque altro, ed è veramente simpatico. Se però non sapete se un determinato accessorio della Ace Pro 1 è compatibile con la Ace Pro 2, vi basta andare sul sito di Insta360 e lì stesso potrete vedere la compatibilità dei vari accessori. Prima di arrivare alle conclusioni, volevo ringraziare Insta360 per avermi inviato in anteprima la Ace Pro 2 in versione beta. Infatti, ragazzi, il firmware ufficiale esce proprio oggi, ovvero il 22 ottobre, e conterrà diverse migliorie che abbiamo suggerito noi beta tester. In ogni caso, vi volevo dire brevemente quali sono le caratteristiche che ho apprezzato di più. Partiamo dall'8K a 30 fps, che adesso diventa realmente utilizzabile in tutti i contesti e non siamo più limitati ai 24 fps, magari solo per i video un po' più professionali. Ma soprattutto mi è piaciuta di più la nuova lente, infatti sia la lente copri obiettivo che possiamo rimuovere, ma soprattutto la lente da 157 gradi, che ci darà un campo visivo gigantesco, ma comunque possiamo selezionare anche gli altri campi visivi e poi utilizzare anche lo zoom 2x sfruttando il crop del sensore. E poi anche l'ottimizzazione della distanza della messa a fuoco mi ha fatto tantissimo piacere. Ovviamente anche i microfoni migliorati mi sono piaciuti, però ripeto, per me la caratteristica migliore è tutto questo nuovo comparto della nuova lente. In ogni caso, ragazzi, parlando dei prezzi, vi dico che la Ace Pro 2 ha un costo di 449 euro, ma se volete il bundle con la doppia batteria il costo sale a 469 euro, e trovate i link in descrizione. Ovviamente io farò tanti altri tutorial, video e comparazioni con la Ace Pro 2, e quindi se volete rimanere sempre aggiornati potreste iscrivervi al canale.